Allora, sono con Huawei Nova Plus per girare un video di test. Ovviamente siamo a 1080p e 30 fps. Io intanto sto camminando, potete sentire anche l'audio con tutto il rumore di fondo dell'IFA 2016. Sto camminando anche per farvi vedere la stabilizzazione. Facciamo giusto. Cambio fuoco, siamo allo stand LG, così vi faccio vedere anche un po' di fiera, insomma un po' di IFA. E ne approfittiamo per fare una messa a fuoco. Eh sì, perché IFA non è solo smartphone, tablet, gadget tecnologici, ma è anche elettrodomestici. Qui siamo con un frigorifero e facciamo la messa a fuoco. Come vedete, abbastanza veloce. E intanto potete vedere la stabilizzazione. Stabilizzazione che ottica, infatti, Huawei Nova Plus ha lo stabilizzatore ottico. E qui c'è il nostro Matteo che sta facendo un video. Allora, io approfitto del video test di Huawei Nova Plus per mostrarvi questa TV di LG. No, dovete guardare un attimo lo spessore. Sì, non è che è trasparente, è proprio così. È questa, e guardate qui. Fantastico. Questo invece è un test con la fotocamera frontale di sempre Huawei Nova Plus. Saluta. Ciao. Allora, vi facciamo vedere un attimo quanto è grande IFA. Cioè, così capite com'è che abbiamo fatto 20 km in 2 giorni di fiera. Questo qui invece è lo stand Huawei, chiaramente siamo con Nova Plus, veniamo allo stand Huawei. Vi faccio vedere questo P9, colorazione blu, che è davvero fantastico, ma soprattutto la colorazione rossa, cioè è fenomenale. Guardate qui che effetti di luce. Proviamo magari anche qui la messa a fuoco. Come vedete è molto molto veloce. Ecco, questo qui invece è lo stadio di Huawei. Qui invece siamo allo stand ZTE, facciamo fare giusto un giro all'interno del padiglione, o meglio dello stand, poi altro che padiglione. Niente, vabbè, ZTE ha presentato Axon 7 Mini, che è abbastanza interessante. Qui invece siamo all'esterno dell'IFA, come vedete questa è entrata Messe Sud. Beh, io spero che vi sia piaciuto questo giro veloce all'interno di IFA, e vi abbiamo fatto vedere anche un po' la qualità video sia della fotocamera posteriore che della fotocamera anteriore di Huawei Nova Plus.